è giusto che lo Stato preveda questo qualcosa in più, ma non solo per quest'anno. Col coronavirus il nostro sistema sanitario nazionale impegna e richiede maggiori risorse. Un rimborso alle regioni per tutto quello che hanno speso per contrastare il Covid e per vaccinare la popolazione? Anche il presidente della Toscana Eugenio Giani lo ritiene giusto e aggiunge che il fronte delle regioni che lo chiedono al governo sta sempre più crescendo e il dialogo è in atto, ma non solo per quest'anno. Pensate voi al sistema con cui abbiamo vaccinato, il sistema delle circa 90 hub del personale che vi è stato, che in alcuni casi è stato di volontari, ma nella gran parte comunque ha avuto diritto a un rimborso, agli affitti di questi spazi, all'organizzazione complessiva. Il nostro sistema di welfare richiede che alla sanità venga dedicato più risorse. Anche gli hub vaccinali saranno rimodulati, conferma il governatore. Il Mandela Forum infatti smetterà di somministrare dosi prima del previsto. Dal 9 ottobre verranno effettuati solo i richiami per chiudere definitivamente il 31 di ottobre. Non avremo più le vaccinazioni di massa e quindi ci saranno magari un numero o più ridotto o minore. Cercheremo di assorbire gli hub negli spazi pubblici, appunto negli spazi complementari ai nostri ospedali, ai nostri distretti, ma sarà un sistema progressivo che andrà di pari passo alla frequenza degli hub.